Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è un video velocissimo, lo faccio al volo col telefono perché molti di voi mi hanno scritto tempo fa quando feci il video a proposito dei difetti della mia Dacia Sandero e uno dei difetti era quello alla leva del cambio. Ve lo faccio vedere al volo, sono proprio qui davanti al computer. Quella è un'altra roba. Adesso in questo caso va bene, però dato che quando io vado così poi voglio tornare nel mezzo, non mi torna nel mezzo da solo. Esatto. Devo spostare. Il difetto era questo: c'era la leva del cambio, c'è la leva del cambio che è un po' dura, e oltretutto quando la spostiamo a destra e a sinistra rimane in quella posizione lì. Allora io sono andato alla Dacia, voi lo sapete perché poi ho fatto un video sulla Dacia Spring che la stessa Dacia mi aveva dato come auto di cortesia. Hanno valutato qual era il problema e il problema mi hanno detto che riguarda i cavi della leva del cambio. Quindi non è un problema del cambio che è rotto e tutta la scatola del cambio va sostituita, non è quello il problema, non è un problema meccanico a quel livello lì. Ecco, è un problema probabilmente alla molla di ritorno dei cavi della leva del cambio, quindi non è una roba devastante. Chiaro che su una macchina nuova uno non se l'aspetta, ok, però ricordiamoci che sono delle automobili, molto spesso ci sono dei difetti. Quante volte abbiamo visto in autostrada BMW, Audi che prendevano fuoco o che insomma persone così con delle auto anche più costose che rimanevano a piedi? Succede un po' con tutte le macchine, nuove o vecchie che siano. E dei difetti li riscontriamo in quasi tutte le marche di automobili, quindi c'è da puntare il dito. E il problema è che sono stato in Dacia più di 2 settimane fa, mi pare, un paio di settimane fa, a far vedere il problema e hanno valutato che fosse dei cavi della leva del cambio che ancora però non sono arrivati, purtroppo ci vuole un po' di tempo. E per far arrivare i pezzi di ricambio purtroppo sono un po' lenti, come però effettivamente per far arrivare le automobili c'è chi aspetta 3 mesi, eccetera, eccetera. Quindi non mi aspettavo che fosse una cosa fulminea, sinceramente. Purtroppo ci vuole il tempo che ci vuole. E speravo riuscissero a sistemarmela un po' prima, ma ancora questi cavetti non sono arrivati. L'auto va bene lo stesso, ovviamente questo difetto si fa sentire, ma l'auto va bene, cioè non c'è il pericolo che si rompa il cambio, che si spacchi la leva, rimanga in mano qualcosa. Non è questa tipologia di danno. Non so se l'auto è in una situazione in cui magari il danno potesse essere proprio del cambio, ad esempio, cioè un pezzo fondamentale che non mi avrebbe permesso di girare lo stesso, eccetera, se i tempi sarebbero comunque stati questi, quindi non lo so, questo non ve lo so dire. E fatto sta che un paio di settimane, secondo me, anche un'altra ci vuole tutta, spero non di più, ma mi sa che i tempi sono un po' lunghi per i ricambi qua. E comunque vi tengo aggiornati, vi farò sapere. E io l'auto l'ho comunque utilizzata un sacco, la utilizzo tuttora, ci vado, faccio un sacco di strada, autostrada, la uso normalmente, anche perché loro mi hanno detto vai tranquillo, usa la normale, l'unica bega è questa cosa qui, che il cambio si muove in questa maniera. Per il resto va bene, non c'è nessun tipo di pericolo. Effettivamente ci avrò fatto 2000 km in 15 giorni. E non ha nessun problema, a parte quella cosa scomoda che vi ho fatto vedere nel video. Quindi, ragazzi, spero di aver risposto a qualcuno di voi che mi ha chiesto delucidazioni. Ancora siamo in questa situazione qua e vi tengo aggiornati. Usciranno diversi video questa settimana, quindi state in campana. Iscrivetevi al canale, lasciate un commento, un like, seguitemi sui social e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!